Buongiorno e bentornati in questo nuovo vlog. Siamo a venerdì 19, sono le 7:20 della mattina e questa mattina andiamo Tadoussac. proprio lì perché andremo a vedere le balene. Infatti non vedo l'ora di partire. Ora prendiamo valigie, anzi no, le valigie ce le hanno già portate giù, prendiamo i nostri zaini e partiamo. Ora questa chiesa, visto com'è, importante patrimonio. Siamo in un autogrill che poi un autogrill non è perché qua non si chiamano autogrill, solo da noi si chiamano autogrill. E qui di solito ci sono i Tim Hortons, che sono delle caffetterie tipo Starbucks oppure Starbucks. E di solito ci sono anche i McDonald's, i Burger King e queste cose qua. Abbiamo fatto una tappa, Sembra un bel posto per farvi ora siamo pronti a vedere. ripartire. Vabbè, ho capito, sono nel retro perché non voglio che la gente mi senta, così devo dire. O sono nel retro, lì ci sono i pattumi, però è molto bello in realtà. Ora siamo pronti a ripartire e secondo me sarà bellissimo perché ci stiamo avvicinando al fiume dove poi andremo a vedere le balene. Perché sì, vediamo le balene in un fiume, siccome è un fiume gigantesco dove arriva anche l'acqua di mare, quindi le balene entrano e per venire a mangiare perché trovano un sacco di pesci, stanno ancora un po' nell'acqua salata e poi tornano via, quindi speriamo di vederle. Oggi il cielo è bellissimo e si sta benissimo. E il Canada ci piace sempre di più. Ora ci siamo fermati sempre lungo la strada, qui da questo lago. Cioè, ragazzi, è inspiegabile, veramente, cioè se non si vede con i propri occhi penso che non si possa spiegare. Io non so cos'altro aggiungere, veramente. Ora siamo in questo posto dove ci sono delle dune di sabbia, guardate la meraviglia. Questo qui potrebbe sembrare un mare, in realtà è un fiume. Cioè, io sono senza parole. Anche qui invece siamo in un parcheggio dove possono sostare anche i camper, lì sotto c'è una famiglia che mangia, qua c'è Leo. È uno spettacolo della natura, veramente. Lì è Tadoussac, quello lì è il Sanguenet, fiume. Noi abbiamo preso il traghetto da laggiù che ci ha portato qui Quello lì è il fiume San Lorenzo invece, che è più e grande. questo non è il mare della Sardegna o della Corsica, ma è semplicemente un fiume. Ragazzi, sono senza Qua c'è il parole. Là c'è un fiordo. lago. Sì, qua sotto c'è un lago, quello tutto il fiume che fa il fiordo. Senza parole. Abbiamo appena finito di pranzare. Siamo in questo posto meraviglioso. Ridillo. Tadoussac. Proprio qui. Abbiamo mangiato in un hotel stupendo, molto caratteristico. Ora stiamo andando alla ricerca di qualche souvenir. Sono le 2:30. E tra 2 ore E tra 2 ore abbiamo l'escursione, l'escursione a vedere le balene. che tra l'altro abbiamo già Ah! visto. Abbiamo già intravisto prima nel traghettino che ci ha portato su questa parte, ma non è un'isola, No, vero? no. Dall'altra sponda del fiume. Esatto, bravo, il Sanguenet. E le abbiamo viste. Mamma mia, quindi non vedo l'ora di andare in escursione. L'escursione durerà 3 ore, quindi sono Figo. carica. Ah, domani. Noi siamo qui su una panchina al sole che ce la stiamo godendo, vista fiume. Stiamo aspettando che arrivino le 4:30, che partiamo per andare a vedere le balene. E si sta veramente benissimo, ci sono 23 gradi, l'arietta, la tranquillità, è proprio stupendo. Siamo scesi qui dalla spiaggia, cioè guardate la meraviglia. Incredibile, tu puoi venire qua, ti metti lì col tuo telo, ombrellone, cioè boh, è più bello che essere in Italia al mare da noi. Assurdo, cioè sembra di essere al mare, incredibile. Ho anche trovato dove lavorare perché lì c'è un campo da tennis, questo è l'hotel dove abbiamo mangiato prima. Sono pure i gabbiani. Cioè, è uno scherzo, dai, uno scherzo. C'è pure odore tipo di Mare. alga. Merenda time per Leo un muffin e per me un croissant, vista sempre
Là c'è il fiume in questo barettino troppo carino. Bellissimo. Ci siamo appena imbarcati sul battello, direzione balena. Speriamo di vederle. Raga, c'è un vento che non vi dico, cioè si vola via. Però guardate che spettacolo. Allora, sono le 11 e 12 di sera. Noi abbiamo appena finito di cenare, siamo appena entrati in hotel. Ora vi faccio vedere il room tour. E abbiamo visto le balene. Io ho cercato di riprendere, però non si vede granché con questa videocamera. Ovviamente ci serviva una fotocamera che avesse degli obiettivi un pochino più grandi, però non so se vedrete qualcosa, però le abbiamo viste, è stato davvero pazzesco. Salute, solamente che abbiamo tardato perché la barca è partita dopo, quindi in hotel siamo arrivati alle 10 e abbiamo appena finito di cenare, che abbiamo cenato qui in hotel. Salute. Ora vado a farmi la doccia, poi vado a dormire perché domattina si parte alle 10:30 e direzione passeggiata nel bosco e poi andremo anche a vedere gli orsi, quindi non vedo l'ora. E ora vi faccio il room tour. Allora, porta d'ingresso. Lì c'è Leo che sistema le valigie. Qui abbiamo solito bagno con doccia nella vasca come sempre. Io qui con il cappello. Macchinetta anche del caffè. Sempre Leo, sempre i soliti due letti giganteschi. Scrivania, TV e la vista. Siamo al primo piano e là c'è il nostro bus parcheggiato. Vuoi dire in che città siamo? Che così Siamo a Saguenay. da Saguenay è tutto. Ci vediamo domani. Buonanotte. Buongiorno, siamo a sabato, sono le 7:45, noi ci siamo appena svegliati, come si può vedere dalla mia faccia, e stiamo andando a fare colazione perché abbiamo la partenza con il pullman. E direzione Bosco per le 10:30, quindi stamattina adesso facciamo colazione, poi pensavamo di fare una passeggiatina qua intorno all'hotel perché siamo un po' fuori dalla città, però ci sono tipo dei supermercati così, giusto per andare a vedere un po', a curiosare un po'. Magari Leo trova dei Lego da comprare e nulla, quindi ora andiamo a fare colazione. Allora, questo è il nostro hotel, il Delta. C'è un vento allucinante e oggi fa un po' nuvolo. Leo è manica corta, secondo me è anche freddo. E questo è quello che c'è fuori dal nostro hotel. Non c'è un granché, però là in fondo leggo McDonald's, probabilmente ci sarà un Tim Hortons e forse qualche supermercato. Tu in manica corta, geli. E lì Io sono un canadese. ci sono delle casette, quindi quella sarà una zona residenziale. E basta, là dietro c'è parcheggiato il nostro pullman. Ora andiamo a vedere un po' se trovo un caffè. Trovato. Grazie Grazie alla a tua guida Leo, turistica. mia guida turistica personale, meno male c'è lui. Andiamo a prenderci un caffè. Se siete italiani e venite in vacanza in Canada, prendete il caffè da Tim Hortons, è buonissimo. Eravamo qua fuori da Tim Hortons e io e Leo stavamo guardando sul telefono le mappe per capire cosa andare a vedere. E niente, ci ha costato una macchina, è stato simpaticissimo. E sto signore ci fa: qui non ci sono Pokémon da cercare. Subito io e Leo non abbiamo capito, poi ci è venuto in mente che qua sono matti e cercano i Pokémon con Pokémon Go. Allora l'abbiamo salutato, gli abbiamo detto che non stavamo cercando i Pokémon. Però sì,
In generale qua sono tutti molto molto più gentili rispetto a noi, ma probabilmente perché noi siamo molto più isterici. Qua invece vivono molti, molto più polleggiati, molto più tranquilli e quando uno ti fa una battuta si sta alla battuta. Da noi se uno ti fa una battuta, insomma, non risulta essere molto simpatico, soprattutto se è uno sconosciuto. E basta, adesso stiamo andando dentro tipo a un mega supermercato, si chiama Metro, a vedere se ci sono dei Lego, perché Leo nei suoi video che vede su YouTube vede sempre che qua America, Canada, così vendono i Lego anche nei supermercati e quindi è curioso. Qua abbiamo trovato la mortadella con scritto San Daniele, però la fanno, Sto capendo. boh, non si capisce. Questi comunque sono i loro affettati, hanno anche tipo il salamino. Cosa vuol dire salamino col vino Chianti? Aiuto. Qua coltivano i mirtilli, infatti costano pochissimo perché allora 3,99, questi sono quanti grammi? 500 e 3,99 saranno tipo 2 euro. Da noi costano letteralmente boh, il Doppio. doppio, sì. Abbiamo anche trovato il parmigiano reggiano. Questo qua è un 22 mesi. Dove cacchio lo fanno? Prodotto in Italia, però non dicono dove. Però vabbè, è certificato parmigiano reggiano, quindi questo sarà parmigiano reggiano. E hanno anche qua il grana padano. Poi è assurdo la quantità di salse che loro hanno e che mettono sopra qualsiasi cosa, dalla salsa barbecue, quella non, tipo mostarda, cioè ce n'è di tutti i tipi veramente, anche qua. È pieno, pieno. Oddio, questi li ho sempre visti nei film, ma non li ho mai mangiati. Questi dovrebbero essere con dentro tipo il wurstel, da fare anche questi, forse barbecue, boh. Ci sono Assurdo. Per non parlare della quantità di patatine che hanno, che è assurda. Invece per quanto riguarda i biscotti, mangiano dei gran cookies in tutte le salse. Ci sono solo cookies di tutti i tipi. Se questa l'avessimo noi a casa io la comprerei sempre perché io e Leo siamo dei mangiatori seriali di fiocchi d'avena, qui ne mangiano tantissimi e qua hanno il sacco da 2,25 kg. Poi vabbè, hanno quello da 1 kg, questo è un po' più fine, ce n'è un sacco, hanno un sacco di farina d'avena. Questo è un loro olio extravergine d'oliva italiano che io non ho mai sentito, lo fanno a Salerno. Boh. Mai sentito. Ragazzi, pazzesco, ho trovato un aceto di Modena prodotto a Buonporto dove io e Leo abbiamo, cioè Buonporto è dove io e Leo abbiamo fatto il nostro ricevimento di nozze. Prodotto a Buonporto, incredibile. Addirittura questo olio extravergine di oliva Mina, cioè è dentro la plastica. Io Berio. non ho mai sentito Filippo No, Berio. italiano. Questa è la Caesar, che è quella che mettono dentro la famosa Caesar Salad. Questa qui è buonissima, però cioè, non oso immaginare cosa ci sia dentro. Ah, ma allora ce l'avete Lilly anche qui, eh? Caffè tasto dolente, perché vabbè, io lo prendo da Tim Hortons che dicono sia. Ecco, c'è. C'è È anche la questo qua. Lazio. E dicono sia Tim Hortons prenda da Lavazza. E in effetti il caffè è buonissimo. Non ci credo che c'è il caffè del McDonald's. No, C'è vabbè. anche quello di Starbucks. Vabbè, ma di Starbucks anche in Italia, ma McDonald's no. Un'altra cosa assurda che da noi non è assolutamente così è la quantità di pane confezionato che hanno. Cioè loro non mangiano il pane fresco, vengono al supermercato e comprano il pane confezionato, ma c'è veramente di tutti i tipi, cioè rustico, c'è scritto rustico, villaggio, boh, cioè. Questa cosa assurda. Loro non hanno le panetterie, almeno per quello che ho visto io, hanno pochissime panetterie che fanno il pane, ma hanno un sacco di scelta al supermercato, però comunque cioè, è tutto pane che avrà un sacco di conservanti e boh. Vabbè. Nella sezione popcorn ti vendono già addirittura una mini padellina, ovviamente monouso, con dentro il mais. Tu la metti sul fuoco e fai popcorn. No. Ecco, proprio come si vede nei film, loro hanno il brick di latte dentro la plastica fatto così. Pizze surgelate, abbiamo la pizza di Galbani.
pizza peperoni. Aiuto! Pizza mozzarella e fin qua, della, quelle Cameo che gli cambiano il nome, cioè il marchio Cameo. Allucinante. Allora, qui si vedono un sacco di bibite, però di acqua poco, perché ci hanno detto che bevono tutti l'acqua del rubinetto. Anche noi la stiamo bevendo, si sente che è acqua del rubinetto, però ecco, insomma, è buona. E quindi qua hanno bibite di ogni tipo, però l'acqua non si trova. Volamutti l'ho trovata, questa è con il basilico, non c'è la Mutti senza niente. Poi vabbè, c'è Bio Italia, che non so cosa sia, probabilmente da noi ha un altro nome. C'è un Favuzzi, che anche questo sarà, dai, sicuramente italiano, famiglia Favuzzi. Primo e altro Favuzzi. Oddio! Questa è una salsa al pomodoro con i peperoni. Aiuto! Poi c'è, no, Mutti pelati. Qui è sempre questo Bio Italia che non si sa cosa sia, ma sarà sicuramente italiano. Rodolfi. E poi ci sono anche le salse. Le salse pronte, classico di Lombardia, pesto di Sardegna, Oh Alfredo mamma. di Sorrento, Alfredo di Parma. Di Campania, qua di Milano. Di Roma arrabbiata. Di Bolognese. Roma arrabbiata. Bolognese. Dov'è Bolognese? Ti toccano nell'orgoglio. Ah, questo qua è il ragù pronto. Sì, ho capito. Poi vabbè, abbiamo anche i loro, perché questi sono i loro. E il pesto, sto male, il pesto. Dove lo fanno? No, il pesto di Salerno? No, ragazzi, no, no, Marinara. no, no. Non ci siamo. Non ci siamo. Qua comunque il pesto alla Genova. C'è un altro pesto. È lo stesso nome. No. Ah, quello Questo dove lo fanno? Canada, prodotti in Italia, non c'è scritto dove. E qua c'è, no, per la pizza, la Mutti per la pizza. Siamo usciti con il bottino, abbiamo preso una baguette perché durante il giorno ci viene sempre fame e non sempre abbiamo la possibilità di fare merenda perché magari siamo in giro, siamo nel bosco come oggi e abbiamo preso una baguette che c'è scritto baguette calabrese. Authentic Italian calabrese baguette. Assaggiamo, secondo me è buona. Ma sì, sarà buona. Questo è Davvero? pane fresco perché c'era un piccolo reparto del supermercato che faceva le baguette. Ovviamente sono quelle congelate che loro cuociono lì, però è pur sempre meglio di quel pane confezionato. Comunque si mangia bene in Canada, al di Sì. là delle cose che abbiamo visto Sì, all'interno sì, del supermercato. sì. Sì, sono bravi. Non ha nulla che... Io sono già stata anche in America, non ha nulla a che vedere con l'America. Poi vabbè, andremo anche in America e faremo il confronto, però per ora stiamo mangiando molto bene. È ovvio che qua mangiano diverso da noi, però tipo anche stamattina a colazione io mi sono fatta yogurt, fiocchi d'avena, frutta fresca, qua coltivano mirtilli e fragole, sono buonissimi e sono più accessibili che da noi. Da noi, cavolo, anche le fragole così, anche noi le coltiviamo, ma hanno dei prezzi veramente esorbitanti, qui invece sono accessibili. E ora stiamo tornando in hotel. Che andiamo a Prepariamo. prendere lo zainetto e tutto, ci prepariamo per andare nel Tra bosco. mezz'ora si va nel Andiamo, bosco che tra mezz'ora a partiamo con tutto cacciare il gruppo. forse. Prendendoli e facendoli saltare alla parte più in alto. Siamo arrivati in questo rifugio, ci hanno messo gli stivali, anche a Leo ci hanno dato il poncho e ora partiamo che andiamo nella foresta. Zuppetta, via. Adesso tutte le erbe diciamo giorno. Questo non si sa cosa sia. Allora, siamo su questa macchinozza La bea vlog. che ci porta a vedere gli orsi. Io comunque ho paura di andare a vedere gli orsi, ve lo dico. Tu non lo so, sto facendo il video, tu tanto non hai paura degli orsi. No. E saremo. L'unico orso che abbiamo visto oggi è questo.
Siamo appena rientrati in stanza, sono le 6:30 di sera. Non sono riuscita a vloggare nulla quando siamo andati sulla canoa perché, ragazzi, cioè, abbiamo rischiato di cadere in acqua, quindi ci avevano dato il poncho, gli stivali da pioggia. Pioveva, quindi eravamo tutti coperti, io avevo tutte le cose sotto nella tracolla e bisognava stare concentrati a pagaiare perché altrimenti ci ribaltavamo. Però la canoa non ci ha fatto impazzire come esperienza, primo perché pioveva, secondo perché la guida non era con noi e terzo perché ci arenavamo ogni 3 secondi, non riuscivamo manco ad andare dritti. E considerate che eravamo una decina sopra la canoa e non abbiamo visto nessun tipo di animale particolare se non un uccello che sta in acqua, che è rappresentato anche nei loro dollari, e abbiamo visto solo quello, castori, marmotte, così niente. E poi dopo siamo andati invece su una piattaforma sopraelevata che si dovevano vedere gli orsi. Ovviamente noi eravamo tipo in una casetta tutta messa in sicurezza e avevano messo del cibo per attirare gli orsi, che vengono attirati con del cibo dolce, quindi degli scarti di aziende che fanno, non so, cookies o barrette o cereali. Prendono tutti questi scarti e glieli mettono in un determinato punto sperando che l'orso venga attratto e venga a mangiare, e anche lì non abbiamo visto niente. E infatti diciamo che il pomeriggio ci ha un pochino delusi, ma perché non siamo riusciti a vedere nessun tipo di animale, non Hai peraltro. visto il lupo? Abbiamo visto il lupo, ma giusto 5 secondi, e abbiamo visto un'istrice e degli scoiattoli che venivano a mangiare il cibo per gli orsi. E invece stamattina abbiamo fatto una passeggiata nella natura e quella è stata molto bella. Poi abbiamo mangiato tutti insieme e Era ora il siamo porcospino. il porcospino, abbiamo visto il porcospino. Stasera si cena in hotel, quindi ci siamo fatti la doccia, ci siamo cambiati. Io mi sono messa questa felpa delle Niagara Falls che ho comprato appunto alle cascate del Niagara. Mi metto la felpa perché al ristorante giù c'è l'aria condizionata a palla e siccome comunque fuori ci sono 20 gradi, non è proprio ci sia caldissimo. Qui è piena estate, però più di tanto le temperature non salgono, quindi una felpina ci può stare. Invece, come scarpe stasera uso queste ciabattine qua che sono Roy Rogers con i jeans, sempre Roy Rogers. Sia questi che le ciabattine le ho prese all'outlet, quello che c'è a Serravalle vicino a casa nostra, che erano scontate, e boh, mi sanno di Canada, quindi me le sono portate con me anche perché le ho messe solo 2 volte. Qui sono le 22:05, noi siamo appena tornati in camera post cena, abbiamo mangiato cose tipiche qui della zona, tra cui una zuppetta e una carne di manzo, tutta tipo un po' fatta a straccetti con sopra una tipo una cremina con anche lo sciroppo d'acero, del purè e delle carote e poi ci hanno dato una torta alle carote. Ora noi andiamo a dormire perché domani si parte in direzione. Dov'è che andiamo domani? Direzione un altro paesino, la chiamano la città scomparsa. Ora non mi viene in mente, non mi viene in mente il nome. E tra l'altro la mattina faremo un'escursione in un parco naturalistico dove dovrebbero esserci anche degli animali. Quindi per questo vlog è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!